Nella quarta giornata del campionato di terza categoria Girone B Divisione Teramana si affrontano a Tortoreto Alto due squadre che stanno facendo molto bene in questo avvio di stagione. Città di Tortoreto e l'Esperia Nereto, entrambe a 7 punti in classifica ed ancora imbattute. Nel primo tempo decisamente meglio la squadra di casa che al settimo minuto potrebbe portarsi in vantaggio. La palla gol ce l'ha il bomber Mataloni, bravo Di Gaetano a respingere. Dall'altra parte una punizione del numero 10 Juvalò finisce alta, ma ancora Città di Tortoreto in avanti. Azione imbastita da D'Ascenzo che serve Matteucci, scarico sul numero 8 Celi, conclusione finisce alta. Ancora Città di Tortoreto in avanti con un tiro di Panzarino, respinge bene ancora Di Gaetano. Alla mezz'ora buono spunto di Schendomenoi, tiro finisce alto, poi punizione velenosissima di D'Ascenzo che sfiora il palo alla destra di Gaetano che poi respinge anche una conclusione di Matteucci che aveva scambiato benissimo con Mataloni. Matteucci che è ancora l'azione di calcio d'angolo, ci prova, poi respinge il portiere e questa volta Mataloni fallisce un gol che per lui sembrava davvero facile. Nell'ultima occasione del primo tempo Matteucci fallisce su assist, nemmeno a dirlo, di Mataloni. Ripresa pronti via e l'espertissimo forte giocatore Puglia dell'Esperia mette Schendomenoi a tu per tu con Corduano e lo salta, lo beffa con un bellissimo e delizioso pallonetto a scavalcare l'estremo di casa. 1-0 Esperia, bellissimo l'abbraccio con il presidente Gianzante del suo attaccante. Pareggio però immediato della squadra di casa che reagisce con grandissimo carattere. Mataloni per l'altro attaccante Matteucci, assist al bacio per Matteucci, tutto facile, 1-1. Ancora Mataloni scatenato oggi, soprattutto in versione assist man per Matteucci, e qui la sfera finisce di pochissimo al lato. Adesso D'Ascenzo ci prova in più occasioni da calcio piazzato, ma non riesce in nessuna occasione a centrare il bersaglio grosso. Ottima giocata del classe 97 Cosenza che mette a tu per tu con il portiere, l'altro baby dell'Esperia Tonelli, classe 96, e trafigge quest'ultimo il portiere. 2-1 Esperia che oggi sta facendo una grossa partita in un campo assolutamente non facile, tant'è che la squadra di casa si butta subito con orgoglio in avanti. Due occasioni per Matteucci, prima colpisce la traversa di testa e poi tira alto sul portiere. Nel minuto di recupero il neo entrato Tenerelli prova una botta dal limite dell'aria, per l'arbitro sono gli estremi di un calcio di rigore che Mataloni trafigge spiazzando il portiere di Gaetano. Partita che finisce 2-2, forse il risultato che riteniamo possa essere corretto e che non ferma il cammino di due squadre che in questo inizio di campionato stanno assolutamente convincendo. Che pure quando le gare sono animate a fine partita, bravo, tutti insieme ci beviamo qualcosa insieme. Sicuramente. Ho l'occasione per ringraziare, se guarda, se fai vedere anche il terzo tempo, ma è una cena di matrimonio. Siamo con Alessandro Scarazza, preparatore atletico del Città di Tortoreto. Oggi pareggio agguantato nei minuti di recupero per voi contro una squadra forte, eravate tutte e due a 7 punti con l'Esperia Nereto, ne è venuto fuori un pareggio, ma poteva essere una partita da tripla, non so se sei d'accordo. Penso innanzitutto buonasera a tutti. Penso che fondamentalmente rispetto all'altra squadra abbiamo avuto qualche occasione in più per fare gol. Loro sono stati bravi a distribuirsi per bene in mezzo al campo e a sfruttare le occasioni che hanno creato, facendoci male con due gol. Noi siamo stati un po' sciuponi, soprattutto nel primo tempo, sia con i due attaccanti Matteucci e Mataloni, a perdere un po' le occasioni che avevamo costruito. Penso che sul piano del gioco nel primo tempo siamo stati un po' più bravi noi, loro nel secondo tempo sono stati più intelligenti e calcolatori e senz'altro hanno avuto un po' la meglio. Fortunatamente abbiamo ottenuto questo rigore e siamo riusciti a riprendere il risultato.
Penso che sinceramente non pensavamo di. Non meritavamo di perdere, però alla fine ovviamente abbiamo pareggiato, è andata bene così. Sì, a proposito del tuo lavoro anche personale, la squadra nel finale comunque ha lottato con tante energie, ha agguantato proprio con il carattere più che sì, con le idee sì, nel finale. Il pareggio, questo è anche un merito dello staff che lavora per, grazie, per la squadra. Grazie, senz'altro fa onore. Sì, ragazzi. Magari a parte qualche piccolo accenno estemporaneo caratterialmente, però insomma hanno reagito bene fisicamente, si sono impegnati, hanno lottato e soprattutto ci hanno creduto fino alla fine. Alla fine insomma abbiamo capito che era meglio sparacchiare la palla per cercare di guadagnare terreno e riproporsi davanti alla porta. E insomma alla fine ci è andata bene. Però fisicamente non posso essere... anzi, sono più che soddisfatto del lavoro che i ragazzi hanno dimostrato oggi in mezzo al campo. Sono andati benino. Vai. Ultima domanda, poi ti lascio andare. Siete soddisfatti del cammino che avete fatto finora in campionato? Prospettive future, ecco, che tipo di campionato vuole, ambisce a fare Città di Tortoreto quest'anno? Fino adesso siamo sì, abbastanza soddisfatti. Anche se in alcuni casi potevamo senz'altro ambire a vincere e quindi riportare altri punti. Per il momento continueremo su questa strada e ovviamente speriamo di fare un campionato di vertice con tutta la squadra, con tutto il gruppo. Grazie. Ringraziamo la coppia, ecco, della Speria Nereto, il presidente Luciano Gianzante e l'allenatore Boris. Buonasera, sì. Che sono nell'immediato dopo partita della... La sfida qui importante per il campionato in casa del Città di Tortoreto, buonissima gara dicevamo prima dell'intervista, peccato per voi è venuto sì, un pareggio proprio nei minuti di recupero su calcio di rigore, non so che cosa avete da dire, cosa c'è da commentare, presidente. Iniziamo con te. La partita sì, peccato sicuramente per averla, come dire, pareggiata all'ultimo istante, però quello che ci sentiamo di dire, che almeno io mi sento di dire, ascolteremo anche il parere dell'allenatore, che la squadra ha giocato benissimo, il primo tempo diciamo un po' ha faticato, ma al secondo tempo ha tirato fuori tutte le sue qualità, quindi io per questo ringrazio i giocatori e sicuramente l'allenatore, che da noi da quest'anno sta facendo molto bene, anzi lascio a lui commentare ulteriormente questa partita. Grazie presidente. Prego. Io dico solo una cosa, la mia squadra ha fatto una partita straordinaria, primo tempo benino, secondo tempo siamo usciti fuori, abbiamo giocato una partita bellissima, risultato 2-2, mi dispiace per il risultato, però i miei ragazzi non hanno reagito alle provocazioni della squadra avversaria, questo mi interessa a me, noi abbiamo giocato a calcio, basta. Abbiamo fatto una bellissima partita, sono contento dei miei ragazzi. Sì. L'arbitro non poteva dare 7 minuti e mezzo di recupero quando ne erano 5, questo mi dispiace. Gli ha dato il rigore che forse c'era, giustamente l'arbitro ha deciso che era rigore. Se è così, va bene così, non fa niente. Mi dispiace solo perché i 7 minuti di recupero non c'erano, 7 minuti e mezzo quando erano 5, l'ha detto lui. Sì, sono contento della mia squadra. Soprattutto anche perché la vostra squadra ho visto che è imbottita veramente di giovani, sì, sì, che hanno segnato due ragazzi sì, molto giovani, sì, quindi sì, in sì, attacco. Questo deve essere un vanto per voi. Il campionato sta andando molto bene, siete lì davanti a tutto. Oggi questo era forse tra i campi più difficili del campionato. Sicuramente, sicuramente. E avete sicuramente fatto la vostra super partita come avete detto. No, i ragazzi sono bravissimi, anche se sono giovani, è importante fare giocare giovani, anzi i giovani bisogna farli giocare. L'importante è che il mister abbia la capacità di farli giocare i ragazzi. Questo non è il fatto di 16 a 7 anni. I ragazzi hanno 16 a 7 anni, giocano in seconda categoria, terza categoria, è giusto così. Grazie. Siamo in terza, però grazie, i ragazzi mister, devono giocare, devono migliorare e miglioreranno sempre di più. Grazie mister. Io ce la metterò tutto per farli migliorare. Grazie mister. E sono contentissimo della squadra. Chiudiamo con il presidente. Sì, volevo battuta, aggiungere un'altra cosa. Io non commento mai il comportamento delle altre squadre, però quello che c'è stato in campo si è visto, ma mi pare giusto, come dire, apprezzare il comportamento del capitano della squadra avversaria e il mister, che si sono sempre mossi per acquietare gli animi. Tra l'altro sta passando anche un messaggio che sia noi che il Tortoreto ha già iniziato il terzo tempo, quindi adesso a fine partita, una volta fatte le docce, tutti tranquilli, mangeremo qualcosa insieme. E questo è lo spirito che anima l'Esperia Nereto. Grazie. Grazie presidente per queste parole.